Nell'episodio precedente. Non ci posso credere, aveva ragione Hilary su tutto. Alessio, un'altra ragazza, e adesso ci penso io! Ma quindi quale voto buttiamo? Forse tu non hai capito! Oddio, Nicole! E ora? Non ti devi avvicinare al mio ragazzo! Alessio! Vi rendete conto? Ho scelto un altro Alessio, il mio ragazzo mi ha tradito al mare con una ragazza. Va bene, Nicole, stai calma adesso. Non sto calma. Adesso stai calma e cerchiamo di ragionare e troviamo una soluzione. No, per me lo devi lasciare. Secondo me gli devi dare un'altra possibilità. Lo devi lasciare. Un'altra possibilità. Lo devi lasciare. Un'altra possibilità. Lasciare. Un'altra possibilità. Basta! Basta! Basta, chiamo Hilary, che lei è l'unica che sa aiutarmi. Dai, te ne faccio un gol. Vai. Sì, Nicole, dovevo fare un gol, sto sbagliato. Pronto, c'è Nicole? Pronto, Hilary. C'è Nicole, che c'è? Scusami, so che stai in vacanza con mamma Loredana, però ti devo chiedere una cosa. Dimmi tutto. Che faccio con Alessio? Lo lascio o no? Nicole, lo so che Alessio ha sbagliato, ma ti consiglio che gli devi dare un'altra possibilità. Quindi tu mi dici di chiamarlo e dargli un'ultima possibilità. E cosa gli chiedo? Se ti ama davvero tanto, di riportarti al cinema. Brava! Se mi ama, mi porterà al cinema. Perché se dici di no, non ci amerà di sicuro. Grazie, Hilary, sapevo che potevo contare su di te. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Poi devo riprendere il gol. Sono stato gentilissimo a portarmi a vedere Barbie, il mio film preferito. Ma che, tranquillo, oggi siamo solo noi due, ci divertiamo un pochetto. Sei sicuro che con Nicole è finito tutto? Sì, con Nicole è tutto chiarito, ci ha parlato. Ma quindi non sei più fidanzato con lei, vero? No, tranquilla, dai, ora andiamo a vederci il film. Aspetta un attimo, Ale, ma dove vai? Con chi stai parlando? Sta iniziando il film, dobbiamo andare, muoviamoci. Aspetta un attimo, è mia cugina. Va bene, però dai, sbrigati, io intanto vado. Adesso arrivo subito, un secondo. Ciao amore mio. Sì, sto bene, dimmi tutto. Anche a me manchi, io vorrei qualsiasi cosa per farmi perdonare da te. Certo che ti porto al cinema, ci puoi andare domani? Vuoi per forza oggi? Io oggi devo stare con i miei genitori, non posso. Per forza oggi? Va bene. Come faccio? Va bene, dai, vieni da sola perché non posso venirti a prendere. Ci vediamo direttamente al cinema. Va bene, ciao. Funghetti, ho combinato un casino. Sto qui al cinema con Benedetta e ora sta venendo anche Zia Nicole. Come devo fare? Ho un'idea. Funghetti, ho deciso di dare ragione a Hilary e dare un'ultima possibilità ad Alessio. Quindi sono venuta qui al cinema, nostro appuntamento, vediamo che succede. Ma l'appuntamento era 10 minuti fa, doveva essere già qua. Dai, entriamo in sala, non vedo l'ora che inizia il film, andiamo. Devo un attimo scappare che mi sta chiamando mia madre al volo, arrivo. Ma dove è andato Alessio? Per vedere il film ci sta mettendo 3 ore. Ci sta qualcosa che non mi convince. Allora Funghetti, sono agitatissima. Quindi per favore lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e continuate a vedere il video. Eccolo. Eccomi Nicole. Eccomi amore. Fermo. Allora, prima cosa, perché stavi dentro e non fuori? Sono a fare i biglietti. Ah, quindi hai già preso i biglietti. E un'altra cosa, hai detto a Benedetta che hai scelto me? Certo che gliel'ho detto. A proposito, gliel'hai detto Hilary che alla fine hai scelto me? Guarda, se sto qui è proprio perché Hilary mi ha detto di darti un'ultima possibilità. Certo, ma tu sei proprio sicura che vuoi andare al cinema, eh? Ma dai, se andiamo via non è meglio, facciamo qualcos'altro. No, io voglio vedere il film, ok? Quindi andiamo a vedere Barbie perché a me piace da morire Barbie. E andiamo! Vabbè, adesso non arriva, io intanto vado dentro. Madonna, che ansia che mi sta avvenendo. Che hai detto? No, niente, dai, muoviamoci. Vabbè. Mamma mia, ma dimmi se questo è normale, che è 2 ore che l'aspetto, devo entrare da sola. Vabbè, vado, va. La 5 o quest'altra? No, è quell'altra. Andiamo. Ok. Tra poco in questo video.
Nicole. Dobbiamo andare! Vieni qua! Vieni! Rosa! No, mi tengo che! Hai preso in giro tutte e due un'altra volta, adesso non esce più! Va bene, ok. Sceglierò una delle due. Però un attimo, voglio stare un attimo calmo. Allora, vediamo che posso... Ah, aspetta... Ok. Questa è la fiera, sì. Uffa, ma questo quando arriva? Vabbè, sta iniziando il film, me lo guarderò da sola. Me li compri, pappa canne? E te, me li compri, pappa... Shhh, mo zitta, eh? Ho motivo di sta un film di Barbie che non volevo venire. Zitta qua, dopo i popcorn. Mamma mia, c'è un caso, e dai, la signora con la bambina. E dai, pappa canne. Shhh. Ok, dovrebbe essere la prima fila. Hai controllato sul biglietto? Sì, li ho controllato prima, vieni. Sei contento di vedere Barbie? Certo che sono felice. Grazie amore che mi hai accompagnato a vedere Barbie. E meno male che hai finito tutto con Benedetta, giusto? Sì, con te sta molto meglio. Dai, dammi un bacetto ora. No, ancora no. Non mi scordo che mi hai tradito con Benedetta. Vabbè, sono cose passate ormai. Non fa niente, è uguale. Sta iniziando. Un attimo. Senti, le vuoi il popcorn? Ma è già iniziato! Per mangiare, non abbiamo niente da mangiare. No, è già iniziato! Scusate ragazzi, c'è troppo casino, eh? Senti, questa mi rompe. Ma dove vai? Ecco, mi Benedetta sta arrivando. 30 secondi, sto là. Non ce la faccio, sto scoppiando. Non posso più fare questa vita. Chi me l'ha fatto fare? Oh, è la buon'ora, oh, mamma mia, scusami, è ora ti racconto tutto. Ma che fine avevi fatto? Mia madre mi ha trattenuto finora al telefono. Sì, sempre tua madre, te lo giuro. Allora sta zitto, no, ti stavo di basta. Scusi, basta! Basta, lo dico io, signora. Oh, ma se io venivo al cinema da sola, facevo prima. Oh, basta, mi ha rotto da oggi tutto da mia madre, non la sento da un sacco. Io t'ho rotto. Ma non è che mi stai nascondendo qualcosa e... No, non ti sta nascondendo nulla, veramente. Sei sicuro? Dai amore, abbracciami, sta iniziando il film, dai. Meno male. Non mi risponde. Non risponde. Ma quanto ci vuole a prendere due popcorn? Il film è iniziato 10 minuti e lui non sta ancora qua. Al telefono spento. C'è Ale? No, niente. Ma perché ha tirato il telefono? Ma no, niente, era una chat vecchia tra amici. Mettiti il telefono. Mi è caduto, ok? Ti è caduto? A 10 metri? Non l'ho fatto apposta. No, tu l'hai proprio lanciato, mi stai nascondendo qualcosa. Zitti! C'è sta Kenza, zitti! Che bello! Senti, io devo cercare il telefono che è caduto in mezzo ai sedili. Sì, ma sbrigati, che qua finisce il film se tu continui a fare avanti e indietro, dai! Ma allora, l'hai trovato questo telefono? No, non ancora, lo sto cercando. No, guarda, in realtà non lo trovo. Non lo sto trovando. Ale, ti sei fatto male, Ale? No, niente, tranquillo. Sei sicuro? Sì. Perché stavi qua? No, niente, sto cercando il telefono, si era caduto dalle scale, ma ancora non c'è traccia. Ti aiuto a cercarlo se vuoi. No, non ti preoccupare, tu vai a guardare il film. Va bene, dai, sbrigati a cercarlo, io intanto vado a vedere il film. Sì, va bene. Il telefono? Non ce la faccio più. Come stavi? Sto a prendere il popcorn, sono finiti, sono tutti finiti. Oh, sono finiti, 2 ore. Dai, tranquillo, non ti sei nulla che... 2 ore? Ho capito, 2 ore. Zitta, faccio una brutta figura, la gente ci guarda. Metti seduto. Zitta. Un attimo, andare a fare il pipì, arrivo. Cioè, ma che è un bambino che si fa la pipì sotto? Fragole con lo champagne, fragole sotto la luna, stanotte non lo di... Ora chi è? Sempre Nicole! Pronte, Nicole? Ila, va tutto male, Ilari, non puoi capire. Sono qua al cinema, se mi senti poco è per questo che non posso urlare.
Alessio sta facendo su e giù, ok? Per la prima volta erano i popcorn. Poi adesso è riuscito, ha detto che doveva andare in bagno. Però è troppo strano. Che devo fare secondo te? Ti do un consiglio. Vesti da Barbie e seguilo. Così almeno non ti riconoscerà e potrai spiare tutto, no? E dove prendo i vestiti? Nicole, ti ordino subito i vestiti di Barbie su Amazon, ok? Attacca, attacca, ciao, ciao! Tu sei un genio! Ok, 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 lo faccio! Ciao! Funghi, ti seguo il consiglio di Hilary. Adesso mi travestirò da Barbie e seguirò Alessio, perché così, se dovessero vedermi, mi scambierebbero per una fan di Barbie. Mamma mia, mi devo dare una sciacqua della faccia, non ce la faccio più. Ma che era? Oh, se qualcuno stava in bagno, devo sbrigare che devo tornare in sala. Alessio, a noi. Così non mi riconoscerà mai. In a baby girl, in a baby girl. Ma che sta sulle lacchi? Aia, che botta! Aspetta, sto piangendo. È entrato nella sala 5. Quella non è la nostra sala, andiamo. Scusa per il ritardo, per forza è successa un'altra cosa, non puoi capire. Che cosa è successo? Un'altra scusa di nuovo, tua madre? Mi sono bloccato in bagno. Ti sei bloccato in bagno? Sì, sì, tutto questo tempo. Mi si era chiusa la porta, non sapevo come aprirla. Cioè, ti sei chiuso dentro il bagno, io ci dovrei credere? Te lo giuro. Ma dove è andato? Ma con chi sta adesso? Sta con un'altra ragazza! Ma chi è questa? Alla fine siamo stati molto bene insieme, vero? Sì, un sacco. Dai, facciamo un cuore. Scusate, abbassate la voce. Si può stare zitta, per favore? Non lo so, ci andiamo a fare un giro. Sono nostri negozi. Zitti! Per favore, basta! Sto guardando anche io il film. Mamma mia, questa signora da prima. La pianti, per favore, signora? Questa voce mi sembra un po' di riconoscerla, però. Ma sembra la voce di quella stupida della tua ex ragazza. Dagli da mangiare il sushi? Oddio sì, magari. Troppo buono. Ma chi è questa che arriva alla fine del film? Mamma che vuole? Questa pensa se Barbie guarda come è vestita. Mamma mia, oscena. Scusami, che cosa sono io? Beh, effettivamente la mia ragazza ha ragione, eh. Ah, ha ragione la tua ragazza! La tua ragazza! Nicole, che ci fai qua? Che ci fai tu qua? Era il mio appuntamento, non il tuo. Il tuo? Era il mio appuntamento. Ma lui mi ha detto che aveva scelto me. No, lui ha detto che ha scelto a me. Ha scelto te. Lui ha detto che ha scelto me. Alessio? Parla! Devi parlare! Senti, posso spiegare? Scusa! Io non c'entro niente, posso spiegare? Basta, non c'entro niente, basta. Alessio! Tu a me non mi prendi in giro. Mamma, tira tutti i popcorn addosso! Sono buoni, no? Ah, mangi pure, ma non ti vergogni! Vabbè, io non volevo, ragazzi, è capitato per caso, cioè, non era una cosa voluta. Per caso? Ma che cosa dici? Non succede per caso! Ok, adesso andiamo via e andiamo a casa! Vieni qua! Andiamo! Vieni qua! Non mi dai con me! Mamma, hai strappato la maglietta, ma non ti vergogni! E quindi la strappo qua di più! Vabbè, però state calmi! Cosa tu e cosa c'entri? E lui ha fatto tutto! Un'altra volta! Hai preso in giro tutte e due un'altra volta! Adesso non esce più! Fino a che tu non decidi me o lei! Dovete stare calmi, avete pure rotto la maglietta! Cioè, veramente io ora me ne vado, non so più cosa fare! No, tu eri allo scala! Questa volta, so con i tanchi! Va bene, ok. Sceglierò una delle due.
Però un attimo, voglio stare un attimo calmo. Non c'è niente da stare calmo, devi decidere ora. Sì, adesso, noi non usciamo da qua finché non decidi tra me o Nicole. Va bene, allora ho deciso. Scelgo Benedetta, dai. Andiamo via. Andiamo allora. Beh, ok. Ok. Cioè, non ci credo. Eppure Barbie! Vabbè, però non è giusto, ha scelto lei. Ma che ho fatto di male? Non ci credo! Non ci credo un'altra volta! Ha scelto Benedetta! Ha scelto Benedetta! Chiamo Ilari, chiamo subito Ilari. Io dico proprio che Alessio, come si è comportato Alessio? Ah, ecco! Nicole, speriamo che è andata bene. Ilari, pronto? Piango perché è andata male, mi ha tradito un'altra volta, un'altra volta, ti rendi conto? Oh, calma, 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 calma. Lo chiami tu Alessio? Alessio, Nicole, non ti preoccupare, chiamo io Alessio e ci penso io. Ok, ciao. Funghetti, adesso chiamerò Alessio e gliene dirò quattro. Ora penso una vendetta per il prossimo video. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Funghetti, iscrivetevi al canale perché nel prossimo video ci sarà la mia vendetta insieme a Ilari contro Alessio. Se avete Instagram, seguiteci anche qui, mettete il segui e scriveteci e datemi qualche consiglio anche voi su cosa fare con Alessio. Allora Funghetti, io mi vado a cambiare perché tanto questo vestito rosa di Barbie non serve più e ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao!